la Wehrmacht. 18 milioni di uomini in armi, comandati da Adolf Hitler. Quell'esercito marcia sull'Europa, dando inizio alla più sanguinosa guerra della storia. Ma che genere di esercito è? Obbedienti seguaci di Hitler o milioni di giovani uomini abbindolati dalla propaganda? Ragazzi, addestrati e mandati al fronte. Uno su tre muore. Gli ufficiali e i generali di Hitler, professionisti militari perfettamente consapevoli della realtà, per la maggior parte non politicizzati. Alcuni sono uomini assennati, molti sono carrieristi senza scrupoli. Condividono gli obiettivi di Hitler. Quale ruolo hanno nei crimini commessi nel nome del popolo tedesco? Soldati semplici che rischiano la vita al fronte. Reclute, ufficiali non specializzati. Come si sentono? In che cosa credono andando in guerra? Tutti dicevano, gente, magari poterne far parte. Tutti volevano essere dei piccoli eroi. Oggi possiamo valutare in modo più critico il mestiere di soldato. Ma a quel tempo ogni giovane era felice di trovare un qualsiasi impiego. Gli sparai senza pensare e compresi che alla mia prima azione militare avevo ucciso un uomo. Questo pensiero mi tormenta ancora oggi. Non ci pensavamo. Eravamo un gruppo numeroso e stavamo sempre tra noi. Mangiavamo il nostro pane e vuotavamo le nostre gavette, sedendo accanto ai nostri commilitoni morti, capite? E continuavamo a sperare di riuscire a cavarcela. Sentivo di dover sacrificare la mia coscienza all'obbligo di obbedire agli ordini. Oggi la definirei obbedienza cieca. Ci fu rubato un pezzo delle nostre vite. È questo che ci fecero. Inizialmente la Wehrmacht sembra invincibile. I soldati tedeschi escono vittoriosi da ogni battaglia. Battaglie che causano la morte di milioni di persone. Prima soprattutto nemici, poi sempre di più anche tedeschi. Cosa rende tanto devastante quell'esercito? Sotto l'aspetto militare, Hitler è un dilettante. Eppure si autonomina comandante in capo delle forze armate. In seguito a una serie di aspre lotte per il potere, acquisisce un'autorità assoluta e fa della Wehrmacht il proprio strumento di dominio. Recenti ricerche hanno portato alla luce nuove fonti che ci offrono un quadro più dettagliato della Wehrmacht di Hitler. I documenti danno nuove risposte a vecchie domande, illustrano quanto poco separasse il bene dal male. Rivelano in modo terribilmente chiaro il modo in cui le persone furono forzate e manipolate. E ci dicono anche che molti si rifiutarono di dare ascolto alla propria coscienza. Documenti da poco emersi ci permettono di gettare un nuovo sguardo sul mondo dell'elite militare tedesca. Documenti dei servizi segreti britannici. Sono stati scoperti e studiati dallo storico Sönke Neitzel. Fino a poco tempo fa tali documenti erano ancora top secret. Decine di migliaia di pagine sulle quali sono trascritte conversazioni registrate segretamente. Conversazioni tra i generali della Wehrmacht. Tutto accade esattamente qui, nell'idilliaca cornice di Trent Park, a poca distanza da Londra. È qui che vengono portati i generali tedeschi catturati dagli alleati occidentali. I generali tedeschi, fatti prigionieri, spesso, nel bel mezzo di qualche battaglia, venivano portati in questo luogo pacifico e silenzioso, dove era loro offerto ogni comfort. Erano costretti a restarvi, condannati all'inattività. E tale inattività aveva le sue conseguenze. I generali parlavano tra loro, si scambiavano opinioni.
sulla guerra, sui crimini di guerra, sulla politica e sul futuro. La cosa interessante è che gli inglesi registravano tali conversazioni su dischi che venivano poi archiviati. A rendere tali fonti preziose è il fatto che si tratta di conversazioni private, nel corso delle quali nessuno parlava come avrebbe parlato in presenza dei superiori, dei familiari. Erano conversazioni tra colleghi, dalle quali emergeva la verità nuda e cruda. Grazie ad esse possiamo conoscere intimamente quei generali e sapere cosa pensavano. Senza rendersene conto, i generali prigionieri esprimono pubblicamente le loro opinioni sulla guerra e sui nazisti. La storia del mondo riconoscerà almeno un merito al Führer. Il merito di aver riconosciuto il grande pericolo che gli ebrei pongono per l'intera umanità. Una volta c'erano Genghis Khan o Attila e i suoi unni. Questa volta la minaccia è il bolscevismo giudaico. Noi, nei nostri piccoli paesi dell'Europa occidentale, siamo stati miopi. Abbiamo passato troppo tempo a lottare tra noi per futili motivi. Ecco perché non siamo riusciti a comprendere la minaccia che incombeva da est. In questo il Führer è stato assolutamente... Ma ciò che ha fatto è stato davvero stupido. Siamo stati noi gli stupidi. I paesi dell'Europa occidentale si sono rifiutati di unirsi a noi e improvvisamente ci siamo ritrovati a lottare su due fronti. E a fare il lavoro sporco per tutto il mondo occidentale. Pochissimi soldati della Wehrmacht sono completamente immuni dall'antisemitismo e dal nazionalismo. Sono figli dei loro tempi. Non capiscono di essere testimoni dell'inizio della più grande tragedia mai verificatasi al mondo. Addirittura vedono Hitler come un uomo di pace. Hitler ripeteva in continuazione di essere sopravvissuto alla Prima Guerra Mondiale, di essere stato gravemente ferito, eccetera, eccetera. Dunque, erano tutti convinti che non avrebbe certo dato inizio a una nuova guerra. E devo aggiungere che durante la campagna in Polonia credevamo che i polacchi e i loro sogni di grandezza fossero i veri responsabili della guerra. È ciò che Heinrich Husmann apprende dalla propaganda. Nell'estate del 1939 fa parte della quinta divisione Panzer di stanza nell'Alta Slesia. Il primo settembre i carri armati entrano in Polonia. Ha inizio la Seconda Guerra Mondiale. I soldati più vecchi hanno sentimenti contrastanti, ma i più giovani sono consumati dalle idee di Hitler. Walter Heinlein ha 20 anni. Ero emozionato. Volevo essere un soldato. Nessuno poteva sapere come sarebbe andata a finire più avanti. Ero eccitato. Grazie a Dio ci muovevamo. Speravamo che non fosse troppo tardi. Nel primo giorno della guerra, Adolf Hitler si rivolge a un parlamento tedesco osannante. Pronuncia una minaccia esplicita. So wie ich selber bereit bin, jederzeit mein Leben einzusetzen. Jeder kann es mir nehmen für mein Volk und für Deutschland. So verlange ich dasselbe auch von jedem anderen. Wer aber glaubt, sich diesem nationalen Gebot, sei es direkt oder indirekt, widersetzen zu können, der fällt. Verräter haben nichts erwartet. Wir alle bekennen uns damit nur zu unserem alten Grundsatz. Es ist gänzlich unwichtig, ob wir leben. Aber notwendig ist es, dass unser Volk lebt. I soldati non sono preparati agli orrori della guerra. La Wehrmacht è molto superiore alle forze polacche. Nonostante ciò, la dura realtà è scioccante. Ma gli uomini non possono esprimere i loro sentimenti. Il 2 settembre subimmo le nostre prime perdite. Due uomini della nostra compagnia rimasero uccisi durante l'attacco a Pless. I polacchi avevano una linea di bunker laggiù e disponevano di mitragliatrici pesanti e piccoli cannoni. Noi dovevamo sopraffarli praticamente a mani nude. Non potevamo farcela. Vengono mobilitati 1.880.000 soldati della Wehrmacht. Vanno in guerra, comandati dai loro generali. Un
Uomini come il generale di fanteria Johannes Blaskowitz, figlio di un pastore della Prussia orientale. Sua madre muore quando è ancora bambino. Cresce nelle accademie militari, gli istituti dove si forma l'elite dell'aristocrazia prussiana. Qui viene addestrato alla vita da ufficiale, la formazione più rigida dell'intero Reich. In cambio, il giovane squattrinato guadagna l'accesso a un mondo di privilegi. Una uniforme fa di te un uomo superiore. Gli ufficiali sono trattati con il massimo rispetto. Ricevono il servizio migliore nei ristoranti e a teatro hanno i posti migliori. Durante la Prima Guerra Mondiale, un'esperienza formativa per molti generali della Wehrmacht, Blaskowitz fa passi da gigante. A 33 anni è assegnato allo Stato Maggiore. Quindi arriva la sconfitta del 1918 con il Trattato di Versailles, una cocente umiliazione. L'esercito tedesco viene ridotto a 100.000 uomini. I generali vogliono una sola cosa, il ritorno del loro passato potere. Johannes Blaskowitz, ormai colonnello, viene accettato nel nuovo esercito, ma è assegnato a incarichi amministrativi. Finché occupa quel posto, non può sperare in avanzamenti di carriera. A sua insaputa, l'ufficio militare di Berlino, uno stato maggiore sotto copertura, sta già progettando il riarmo. Karl Dirks, anch'egli un veterano della Seconda Guerra Mondiale, ha scritto un libro nel quale afferma che i vertici dell'esercito volevano un riarmo considerevole. Tale riarmo era stato pianificato a partire dal 1923, dopo l'occupazione della Ruhr da parte dei francesi. A quel tempo l'operazione era stata semplicemente definita un dovere patriottico. Poi, al generale von Seeckt furono dati i poteri di emergenza, secondo il paragrafo 48 della Costituzione. Non doveva più chiedere a nessuno il permesso di organizzare un riarmo. Hans von Seeckt, capo dell'esercito, è l'anima del progetto di riarmo. Deve essere tenuto segreto, perché il riarmo è di per sé una violazione del trattato di pace. In realtà, von Seeckt sta organizzando una guerra. Di cosa avrà bisogno lo Stato Maggiore in caso di emergenza? Basandosi su questo quesito, calcolarono le divisioni necessarie e l'equipaggiamento a loro necessario. Una volta approntato il piano, erano pronti a metterlo in pratica non appena fosse giunto il momento più opportuno. Questo era lo scopo del piano. Era una bozza che elencava il materiale, le finanze e il personale necessari. Alla fine calcolarono che occorrevano 3.750.000 soldati. Quando Hitler sale al potere nel 1933, i piani per l'impiego della Wehrmacht sono già pronti. Karl Dirks ha dimostrato che le 102 divisioni della Wehrmacht con le quali Hitler dà inizio alla Seconda Guerra Mondiale corrispondono esattamente alla bozza dei generali. Tutto è pronto per Hitler. Il riarmo ora procede alla velocità massima. I suoi effetti sono percepibili nella vita quotidiana. Improvvisamente tutti cominciarono a indossare le uniformi. Nel giro di 8 mesi le indossarono tutti, i funzionari pubblici, gli impiegati delle agenzie governative, i pubblici impiegati. A poca distanza da noi, a Dormansweg, c'era un uomo che ci salutava sempre. Noi vivevamo al quarto piano, in Fruchthalle, e quando ci affacciavamo alla finestra si toglieva il cappello e ci salutava. 4 settimane dopo si presentò in uniforme, con una sciabola, e fece così. Io dissi, ma guarda, il nostro vicino è già in uniforme. Mio padre rispose, presto anche il postino avrà una spada. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid. Servirò sempre il Führer del popolo tedesco e del Reich Adolf Hitler. Darò la mia vita, se necessario, per questo giuramento. Mein Leben einzusetzen. Jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen. Ci credevo davvero.
A partire dal 1934, milioni di giovani manipolati dal regime cominciano a giurare fedeltà direttamente a Hitler, un uomo che ha in mente una guerra di conquista. L'idea è nata in seno agli stessi vertici della Wehrmacht. Alcuni dei generali sperano che con tale atto di dichiarata lealtà sarà conservata l'indipendenza dei militari. Ma si sbagliano. Il ministro della guerra, Werner von Blomberg, è il primo a subirne le conseguenze. Nel 1938, von Blomberg è costretto alle dimissioni per avere sposato una ex prostituta. Lo stesso Hitler era stato il suo testimone di nozze. Il Führer sente di essere stato ingannato e sfrutta la situazione per la sua mossa successiva. C'è un solo uomo del quale può fidarsi come capo della Wehrmacht, se stesso. Il generale Wilhelm Keitel, capo del neonato OKW, l'alto comando delle forze armate, fa rapporto direttamente a Hitler. Franz Halder diventa capo di stato maggiore dell'esercito tedesco. Le due organizzazioni diventano rivali tra loro. La situazione ideale per gli intrighi di Hitler. Il generale Wilhelm Ritter von Thoma conosce molto bene l'alto comando dell'esercito. Nel novembre del 1942 viene catturato dal generale Montgomery in Nord Africa e accolto con una stretta di mano. I britannici sono esperti nel trattare i prigionieri di alto rango. Per prima cosa li interrogano, tenendoli in alloggi molto modesti, gli stessi riservati ai soldati comuni. Poi, dopo averli fatti vivere in tali sgradevoli condizioni, li trasferiscono nella più gradevole Trent Park. I prigionieri qui si sentono più a loro agio e conversano liberamente, senza sospettare che ogni loro parola viene registrata grazie ai microfoni dei servizi segreti britannici. Funziona. Von Thoma parla abbastanza apertamente dei vertici dell'esercito. Vi dico una cosa. Non bisogna aspettarsi più niente dallo Stato Maggiore. Il 99% di esso è composto da autentici smidollati. Sono sempre stati servili. Non sono mai stati dei comandanti, ma piuttosto degli assistenti. Ed è per questo che quasi nessuno di loro ha spina dorsale. Dipende dalla loro formazione, ovviamente. Non possiamo davvero aspettarci altro. Anche Hitler si fida poco dei suoi generali, perché non è riuscito a portarli completamente sotto il suo controllo. Ma sa come ottenere ciò che vuole. I generali non possono nulla contro di lui. Il colonnello Karl-Heinz Frieser è uno storico militare dell'esercito tedesco di oggi. Alla fine divenne un modus vivendi, una scellerata alleanza. Ognuno dei due aveva bisogno dell'altro. Hitler aveva bisogno di quella classe militare reazionaria per combattere la sua guerra. E per i generali, Hitler era l'uomo che non solo aveva creato nuove divisioni, ma aveva anche nominato nuovi comandanti di divisione. Come Hitler, i generali vogliono recuperare ciò che i tedeschi hanno perso nella Prima Guerra Mondiale. Ma Hitler vuole ancora di più. Vuole schiavizzare i popoli slavi e creare Lebensraum, spazio vitale a est. La Polonia è la prima vittima. Circolavano solo opinioni negative sui polacchi. Pigri, sporchi, retrogradi e brutti. Tutto ciò che era fuori moda era polacco. E se una cosa era sporca, anch'essa veniva definita polacca. La Polonia veniva dipinta come il malvagio nemico. Si riteneva che la guerra sarebbe durata 2 o 3 settimane e che sarebbe stata vinta facilmente. Così ci dicevano. Vecchi pregiudizi e nuove smanie belliche infiammano i sentimenti antipolacchi.
L'uomo incaricato di pianificare l'operazione, Johannes Blaskowitz, è uno dei generali che comanderanno l'invasione. Pochi giorni prima dell'inizio delle ostilità, emana un ordine. Soldati dell'ottava armata, da oggi dichiaro stabilita l'ottava armata, il cui comando è stato affidato a me, al comandante supremo della Wehrmacht. Il nostro dovere consiste nell'eseguire la sua volontà con attacchi duri, veloci e potenti. Lunga vita al Führer! La campagna di Polonia è uno scontro impari. I polacchi oppongono una fiera resistenza, ma alla fine possono solo attendere invano l'aiuto degli alleati. Appena 3 settimane e mezza dopo lo scoppio della guerra, Blaskowitz accetta la resa dei polacchi a bordo di un bus a Varsavia. I piani di Hitler sembrano funzionare. Si presenta come un vincitore, ai polacchi e ai suoi stessi generali. Il comandante in capo può avanzare di grado. Poco dopo la parata trionfale, Blaskowitz viene insignito della Croce di Cavaliere. Diviene capo delle forze di occupazione tedesche in Polonia, con il titolo di comandante in capo dell'Est. È ancora un generale operoso e leale della Wehrmacht di Hitler. Ma lentamente inizia ad avere dei dubbi. Questa guerra è diversa dalle precedenti. Nell'area sottoposta al suo comando, gli ebrei vengono maltrattati, costretti ai lavori forzati, picchiati e addirittura fucilati. I generali ne parlano solo a porte chiuse. Sono le SS, non la Wehrmacht, a perpetrare le stragi in Polonia. Ma a capo delle forze d'occupazione è Blaskowitz, un generale della Wehrmacht. Dopo 7 mesi fa una dichiarazione. Solo successivamente appare chiaro che molti ufficiali e generali sono scossi dagli eventi verificatisi in Polonia. Il conte Edwin von Rothkirch è un colonnello di 50 anni assegnato a un reggimento di cavalleria. Ha un hobby: realizzare film amatoriali con la sua cinepresa. Ama anche apparire in tali film. Successivamente, da prigioniero di guerra, ricorda uno spiacevole accadimento. Solo ora osa parlarne. Mi trovavo a Kutno. Ero andato lì per girare un film. Io ho l'hobby della cinepresa, è la mia passione. Conoscevo un ufficiale delle SS che si trovava laggiù e mentre parlavamo del più e del meno a un certo punto mi ha chiesto: ti andrebbe di fare le riprese di un'esecuzione? Gli ho risposto no, la trovo una cosa troppo disgustosa. E lui: beh, non fa alcuna differenza. Noi fucilliamo sempre qualcuno ogni mattina in ogni caso. Però se preferisci, dato che ci avanza ancora qualche prigioniero, potremmo fucilarli anche nel pomeriggio. È davvero sconcertante pensare che questi uomini siano diventati degli animali. ...4 settembre 1939... Częstochowa, Polonia meridionale, quarto giorno di guerra. Per qualche ragione non precisata, poco dopo l'ingresso dei tedeschi in città, scoppiano violente sparatorie. 8 soldati tedeschi rimangono uccisi e 14 feriti. I tedeschi reagiscono nel modo più brutale. Migliaia di civili vengono rastrellati. Almeno 100 persone vengono assassinate. Molti sono ebrei. Dunque, fin dai primi giorni della guerra, anche unità della Wehrmacht, alcune comandate da Blaskowitz, partecipano alle atrocità. In questo caso, pare che a scatenare la sparatoria sia stato il fuoco amico. Soldati tedeschi troppo nervosi che hanno cominciato a sparare contro altri loro compagni. È molto comune che i soldati più giovani siano sopraffatti dal nervosismo. Se hai un'arma tra le mani, ti tremano i polsi. Non capisci più cosa stai facendo. Corri, ma non sai dove stai andando. In tali situazioni serve qualcuno che ti dica: soldato, abbassati o mettiti al riparo.
perché devi restare invisibile e al riparo dai colpi del nemico. Soldati nervosi e aggressiva ideologia nazista, una miscela esplosiva. La recluta Heinrich Hussmann registra le sue esperienze nel proprio diario. 10 settembre 1939, Opatov, paradiso dei giudei. Credo che almeno l'85% degli abitanti sia di razza ebraica. Sembra proprio che sia così. C'è un tanfo insopportabile ovunque. E i negozi degli ebrei sono i peggiori di tutti. Chiedono prezzi vergognosi. Nessuno di noi darà tutti quei soldi a quei vermi. L'antisemitismo non è raro nella Wehrmacht, ma altri soldati hanno meno pregiudizi. Eravamo in un piccolo villaggio e venne da noi una donna giovane, forse tra i 25 e i 30 anni. Se non sbaglio, all'epoca ero sergente. Mi chiese, mi dica, dobbiamo temere per le nostre vite? Io capii che probabilmente era ebrea. E le dissi, a quanto mi risulta non dovete avere paura. Un anno dopo, o anche solo pochi mesi dopo, le avrei risposto, andatevene da qui. Il generale von Rothkirch si sente parzialmente responsabile delle atrocità di cui è stato testimone in Polonia. Insomma, siamo diventati dei veri selvaggi, ecco quello che siamo. Sono stato in un piccolo villaggio polacco. Stavano sparando a degli studenti, e questo solo perché erano studenti. E anche ad alcuni aristocratici e proprietari terrieri polacchi. Sparavano a tutti. Sono andato dal generale Bockelberg e gliel'ho riferito. E mi ha risposto. Allora mi ascolti. Deve essere fatto. Non c'è alternativa. Gli studenti sono i più pericolosi di tutti. Devono essere eliminati tutti. E gli aristocratici sono sempre pronti a creare problemi. Non è il caso di scandalizzarsi troppo. Se vinceremo la guerra, non le importerà più. Allora gli ho detto, caro generale, sarà anche così. Ma prima di tutto, mi dovrò abituare a questi nuovi principi. Ma il generale non protesta. Agisce diversamente il generale Blaskowitz, un devoto cristiano. È sinceramente atterrito dagli omicidi sistematici che le squadre di SS stanno commettendo. Sebbene ignori le azioni dei suoi sottoposti, critica i misfatti delle SS e della polizia in due messaggi che invia al comandante in capo dell'esercito, Walter von Brauschitz. L'esercito si rifiuta di partecipare alle atrocità della polizia di sicurezza e si rifiuta di operare di concerto con le SS, che svolgono quasi esclusivamente le funzioni di plotoni di esecuzione. La polizia finora ha solo saputo seminare il terrore tra la popolazione. Fino a che punto la polizia sia in grado di rendersi conto che sta costringendo il proprio popolo a prendere parte a questa frenesia omicida, da qui non sono in grado di stabilirlo. È impossibile portare sicurezza e pace in questo territorio ricorrendo esclusivamente a misure violente. Hitler è indispettito e Blaskowitz è costretto alle dimissioni. Ma solo pochi mesi dopo viene assegnato a un altro incarico, a Occidente. Le trascrizioni di Trent Park rivelano che gli altri generali conoscono le ragioni delle sue dimissioni, ma che non fanno niente. Abbiamo sparato ai civili. Tutto ha avuto inizio in Polonia dal 1939. A quanto pare le SS hanno dato una vigorosa ripulita laggiù. Probabilmente è per questo che hanno allontanato Blaskowitz. Sì, naturalmente. E le SS sono state promosse, invece di essere fucilate. Poco dopo la vittoria in Polonia, Hitler rivela il suo prossimo progetto ai generali. Intende attaccare la Francia il prima possibile. La maggior parte dei generali ritiene che non sia fattibile. Franz Halder, capo di Stato Maggiore dell'esercito, vuole convincere Hitler a cambiare idea. La considera l'idea di un folle. Ma ciò nonostante, tentenna.
Christian Hartmann, uno storico dell'Istituto di Storia Contemporanea di Monaco, ha svolto ricerche sulla vita di Halder e sui suoi rapporti con Hitler. Halder era un uomo che tendeva a esitare, a procrastinare, ma non era solo una sua caratteristica psicologica, era anche il risultato di un suo calcolo intellettuale. In quanto membro dello Stato Maggiore, era abituato a valutare diverse opzioni e lo descriverei come un uomo che aveva sempre pronti diversi piani di riserva. Credo che questo sia il modo migliore per definire Halder, un uomo che voleva mantenere aperte tutte le opzioni a sua disposizione. La data d'inizio della guerra a Occidente viene posticipata più volte. Forse così Halder avrà la sua possibilità? Per settimane, secondo un confidente, Halder va a trovare Hitler con una pistola in tasca per sparargli. Ma il punto è che Halder non sparò mai un solo colpo verso Hitler. Sappiamo che molto spesso si trovarono in disaccordo, non solo tra il 38 e il 39, ma anche nell'estate del 1941 e nel 1942. La loro era una relazione ambivalente, ma alla fine non ebbe luogo alcun assassinio, ed è l'unica cosa che conta. Nel novembre del 1939, Halder è testimone di uno scatto d'ira di Hitler che si scaglia contro la codardia e l'inettitudine dei generali. Halder ora pensa di essere stato tradito e decide di rimanere in silenzio. Il capo di Stato Maggiore è stato così descritto da un suo contemporaneo. Halder è una sorta di uomo mongolfiera, forte e coraggioso se qualcuno lo gonfia, ma floscio e vuoto quando lo si sgonfia. Intanto a Coblenza, in riva al Reno, nel palazzo del principe vescovo requisito dall'esercito, un rivale di Halder sta progettando la campagna contro la Francia. È il generale Erich von Manstein, capo di stato maggiore del neonato gruppo d'armata A. Insieme al Panzergeneral Heinz Guderian, von Manstein sviluppa un concetto completamente innovativo. Von Manstein non si basa su posizioni fisse come la maggior parte degli strateghi della Prima Guerra Mondiale. La sua sarà una guerra mobile, un attacco continuo, senza fine, la cui punta di lancia saranno le unità motorizzate. Tale idea si basa su concetti estranei al pensiero dei generali di tutta l'Europa. Dal punto di vista militare è rivoluzionaria, ma pone problemi logistici di proporzioni immense. Esistono molti miti riguardanti la campagna di Francia. Le ricerche svolte dallo storico militare Karl-Heinz Frieser hanno rintracciato le radici di alcuni di tali miti. I tedeschi fecero qualcosa di veramente folle. Seguendo il piano del generale von Manstein, valicarono con i carri armati le foreste montuose delle Ardenne e colsero gli alleati alla sprovvista. Va anche notato che per la prima volta nella storia i carri armati furono impiegati in modo operativo. Gli alleati disponevano di oltre 4.200 carri armati distribuiti lungo l'intero fronte, ma i tedeschi concentrarono i loro 2.400 carri armati principalmente sulle Ardenne, attaccarono e colsero di sorpresa gli alleati. L'attacco a sorpresa sarà sferrato partendo dal Belgio del Sud, proprio dove nessuno se lo aspetta. Nessuno si preoccupa di quel confine perché i paesi del Benelux sono neutrali. Si tratta del famoso Sichelschnitt, il colpo di falce. L'idea del colpo di falce di von Manstein era incredibile, sembrava una follia. Fu come se un nuovo Annibale avesse proposto di valicare le Alpi con gli elefanti. Sembrava un'idea scaturita dall'immaginazione di Jules Verne, non dalla metodica e meticolosa mente di un generale tedesco. Così gli alleati furono presi di sorpresa. Il punto debole del piano di von Manstein è che il colpo di falce lascerà sguarnito un fronte di 100 km alla mercé degli alleati. È un enorme azzardo. L'inventore del colpo di falce fu anche la sua prima vittima. Il generale von Manstein fu sollevato dal suo incarico e il piano fu dichiarato troppo avventuroso, semplicemente folle. Halder allontana von Manstein, assegnandogli una postazione poco importante, ma von Manstein riesce comunque a presentare il proprio piano a Hitler. Purtroppo Hitler non sopporta von Manstein e non capisce il senso e l'importanza dei suoi piani.
Ciononostante, von Manstein diviene la mente creativa alla base del progetto di invasione della Francia. Naturalmente lo considerava il suo più grande risultato. E noi a casa sapevamo che era stata una sua idea. Certo, non gli fece affatto piacere constatare che tutti gli altri, Hitler compreso, si presero il merito. Hitler addirittura disse esplicitamente che era stata una sua idea. Dopo l'invasione, Hitler fu osannato dalla propaganda nazista come l'inventore del colpo di falce, ma la verità era che non aveva neanche capito bene quell'idea. I carri armati concentrati devono entrare nella Francia del Nord fino alla Manica, supportati dall'aviazione, praticamente senza mai fermarsi. Non si è mai vista una campagna militare di questo tipo nella storia. Il generale Guderian guiderà le più importanti formazioni di carri armati. Festen Vertrauen auf den Sieg raten wir am 9. Mai den Vormarsch zur Grenze an. Walter Heinlein è un artigliere presso una delle divisioni di Panzer comandate dal generale Guderian. La sua formazione lo ha reso assolutamente pronto alla guerra contro la Francia. L'animosità verso l'arcinemico, la Francia, veniva inculcata nelle nostre menti da una propaganda martellante. Per noi era naturale. Rivolevamo indietro le regioni che avevamo perso nel 1919. Ce lo dicevano sempre, anche a scuola. I vicini sono nemici. È lo spirito dei tempi. Il 10 maggio del 1940 ha inizio l'attacco a Occidente. Le unità più rapide della Wehrmacht devono aprire la strada avanzando nelle Ardenne, nel sud del Belgio. Il territorio è talmente ricco di rilievi e le strade sono talmente strette che la regione è considerata impraticabile per i carri armati. Decidono di rischiare. Oltre 40.000 veicoli sono stati preparati per l'attacco. Data la mancanza di depositi lungo la strada, il carburante e le vettovaglie per centinaia di migliaia di uomini devono essere portati in viaggio e resi disponibili in punti specifici. Una vera impresa a livello organizzativo. Ma il territorio delle Ardenne continua a porre sempre nuovi problemi. Forse chi criticava il piano di von Manstein aveva ragione. La colonna di carri armati e la fanteria al seguito intasano ripetutamente le anguste strade di montagna. In seguito sarà definito il più grande ingorgo della storia. I nostri carri armati erano fermi lì. Io appartenevo alla fanteria meccanizzata. Ce ne stavamo seduti nei nostri mezzi che ospitavano fino a 7 uomini ciascuno. Restammo seduti per ore, senza poter andare avanti. Se avvistati, questi veicoli immobili sarebbero un bersaglio facile per l'aviazione nemica. I nostri mezzi militari bloccavano completamente le strade, tanto che ci fu ordinato: non mantenete le distanze tra i veicoli, stringetevi. Finalmente i tedeschi riescono a sciogliere l'ingorgo. Gli alleati non si aspettano un attacco dalle Ardenne e sono poche le vittime cadute lungo la strada. L'elemento sorpresa è di cruciale importanza. Avanzammo molto rapidamente. Vedemmo un casolare. Io c'ero. Entrammo e al suo interno c'erano degli ufficiali inglesi. Avevano appena finito di fare colazione. Non capimmo. Erano del tutto sorpresi della nostra avanzata. Non pensavano che potessimo spostarci tanto velocemente. E facemmo tutti prigionieri. I soldati cominciano a credere di fare parte di un esercito moderno e quasi invincibile. Si rivelerà un'illusione molto pericolosa. L'equilibrio tra la potenza degli alleati occidentali e quella della Wehrmacht era chiaramente dalla parte degli alleati. Avevano carri armati decisamente migliori. Gli ingegneri tedeschi avrebbero fatto molti progressi in seguito, ma nel 1940 gli alleati erano superiori praticamente in ogni settore.
Le poche divisioni moderne che la Wehrmacht possiede sono disposte come la punta di una lancia. In un totale di 157 divisioni, solo 10 includono carri armati e solo 6 sono completamente motorizzate. Dietro ai carri armati si trovano le unità a cavallo, tecnologicamente immutate dai tempi delle guerre napoleoniche. La stragrande maggioranza delle truppe si muove a piedi. Quasi tutte le divisioni sono scarsamente equipaggiate e insufficientemente addestrate. Solo metà dell'esercito è veramente pronta alla battaglia. Ma le idee che muovono quell'esercito sono moderne, soprattutto il sistema conosciuto come comando missione. L'esercito tedesco era famoso per concedere ai ranghi inferiori una certa autonomia di giudizio nell'eseguire le missioni. L'ordine, ad esempio, non era attaccate ora, andate con i vostri uomini fino a questa altura, attraversate la foresta in questo punto e attaccate il nemico in cima alla collina da dietro le spalle. Piuttosto, la compagnia attaccherà il nemico lì. Dopo una ricognizione sul posto, il tenente guiderà l'attacco. E a quel punto il tenente poteva scegliere la posizione migliore dalla quale attaccare. Dunque, ogni individuo ha il proprio compito. Allo stesso tempo, la responsabilità degli ufficiali non delegati e dei soldati semplici è più alta che in altri eserciti. E ciò vale anche per quanto riguarda la morale. La questione del bene e del male riguarda ogni singolo individuo. Un bunker a poca distanza da Sedan, in Francia, è il prossimo ostacolo per la Wehrmacht a sud delle Ardenne. La valle del Maas è come una gigantesca fortezza. I tedeschi hanno riportato un'importante vittoria qui nel 1870. Hitler vuole che l'esercito faccia una pausa dopo aver preso Sedan. Ma nel piano di von Manstein il Maas è solo uno dei punti dell'avanzata fino alla Manica, che deve continuare senza interruzioni. I conflitti in seno alla Wehrmacht sono diventati inevitabili. L'attacco a Sedan ha inizio con un bombardamento massiccio. I francesi oppongono una strenua resistenza, ma alla fine sono sopraffatti. Ora Walter Heinlein scopre il lato più orribile della guerra. Giungemmo al Maas e capimmo che c'era anche il nemico. Ci ritrovammo sotto tiro. Subimmo le nostre prime perdite. In quelle situazioni cominci a pensare, che succede? Ma allora la guerra non è una passeggiata, dopo tutto. L'iniziale entusiasmo di Heinlein scompare presto. Tutti hanno paura. Chi sostiene di non avere paura mente. E per tutta la durata della guerra, ogni giorno fino alla fine. Paura è quello che ognuno prova, paura. Le battaglie sono intense ma brevi. Il giorno successivo, 60.000 uomini e 22.000 veicoli, tra cui 850 carri armati, attraversano il Maas presso Sedan. Poi, il 14 maggio, i Panzer si staccano dalla loro testa di punta. Senza preavviso attaccano a ovest, verso il canale della Manica. I carri armati del generale Guderian avanzano contrariamente agli ordini dei suoi superiori e di Hitler. Secondo il brillante piano concepito da Hitler, il Blitzkrieg, la guerra lampo, doveva fermarsi qui. Ma con la sua iniziativa, Guderian salva la campagna. Eravamo sorpresi dalla rapidità dell'avanzata. Fu Guderian a dare l'esempio. Tirare dritto, senza preoccuparsi di ciò che stava a destra o a sinistra. Sempre dritto, fu il nostro motto per tutta la guerra. Guderian fa a modo suo e la sua tattica sembra funzionare. Un generale di livello medio della Wehrmacht ha corretto il comandante in capo. Ciò è molto imbarazzante per Hitler. 10 giorni dopo, la Wehrmacht è quasi giunta alla Manica. Il piano di von Manstein prevede di circondare gli alleati in Belgio per impedire loro la ritirata verso il porto di Dunkerque, ma a questo punto succede qualcosa di straordinario. Hitler ordina di fermare l'attacco. Per 3 giorni i Panzer non si muovono. I generali si sentono come cani da caccia trattenuti nel bel mezzo della battuta. Vedono la preda sfuggire loro. L'ordine di fermarsi prima di Dunkerque è un errore cruciale.
Ancora oggi molte persone non capiscono a cosa è dovuto. Forse Hitler fa intenzionalmente fuggire gli inglesi attraverso la Manica? I soldati non possono crederci. Pensavamo, perché non ci muoviamo? Abbiamo tutto ciò che ci serve. Con i nostri carri armati possiamo gettare a mare gli inglesi. Ma non ci era permesso. Poi arrivò l'aviazione. Ovviamente bombardarono le navi e ovviamente le mancarono quasi tutte. Non tutto andò per il verso giusto. E sfortunatamente molti dei soldati inglesi riuscirono a fuggire. Da Dunkerque il grosso delle truppe alleate fugge attraversando la Manica, 340.000 uomini. Solo i veicoli e l'equipaggiamento pesante vengono lasciati sul posto. Poi venne a sapere che il Führer aveva ordinato di non sparare verso gli inglesi in ritirata. Dovevamo consentire loro di raggiungere le navi. Pensammo che fosse una cosa priva di senso. E il nostro comandante rispose: «Beh, gli inglesi sono vichinghi, sono una razza germanica». A quel tempo la mania della razza era onnipresente. Ma l'ordine non è quello. Le vere ragioni sono altre. Per assicurare il rapido successo dell'operazione, l'alto comando dell'esercito prende importanti decisioni senza consultare il comandante in capo. Ancora una volta, Hitler si sente ignorato. Hitler non voleva affatto far fermare i carri armati a Dunkerque, voleva fermare i generali. A Dunkerque, per la prima e ultima volta, si era verificata una rivolta dell'alto comando dell'esercito contro Hitler, una sorta di lotta per il potere, un braccio di ferro. E Hitler aveva vinto. Era una rivolta contro le sue doti di leader militare e lui aveva deciso di ordinare, per una mera questione di principio, che i carri armati si fermassero. La mossa di Hitler funziona. I generali perdono una buona occasione per mostrarsi indipendenti. Per lui è una vittoria che vale bene anche la fuga di 340.000 nemici. Poco tempo dopo, la Francia si arrende e Hitler può ancora una volta recitare la parte del geniale vincitore, del comandante vittorioso. Una vasta porzione della Francia è occupata dalla Wehrmacht. Nella loro euforia, i soldati non sanno niente della lotta per il potere che si svolge dietro le quinte. La loro presunzione di invincibilità sembra giustificata. Le poche voci dissonanti all'interno dell'esercito sono messe a tacere. La vittoria costa cara. 25.000 soldati tedeschi e 100.000 alleati sono caduti sul campo. Sono rimasti uccisi anche migliaia di civili. Se eri lì fin dall'inizio e sopravvivevi, beh, voleva dire che eri molto fortunato. Tutti quei giovani morti laggiù, per che cosa morirono? Loro dicevano per la patria. Ma per chi? Ha avuto luogo un importante cambiamento in seno alla struttura del potere del Reich. Ora più che mai la Wehrmacht è alla mercé del dittatore. I vertici militari sono diventati uno strumento passivo nelle mani di Hitler. A Trent Park, i generali tedeschi prigionieri si chiedono come si sia potuti arrivare a questo. Per quanto ci provi, non riesco proprio a capire cosa possa averci fatto seguire quello squilibrato di Hitler. E come è cominciato? Gli ufficiali erano completamente apolitici e credevano che il governo fosse giusto e onesto proprio come loro. Se fosse stato un governo democratico, non ci avremmo mai creduto. Era lo spirito nazionale. E Hitler si era vestito del mantello dello spirito nazionale ingannandoci. Dal punto di vista negativo, dal punto di vista criminale, i nazisti sono stati molto bravi a fare quello che hanno fatto. Dunque, logicamente... La cricca che lo circonda è colpa loro. Avrebbero dovuto dirgli... Mein Führer, ora è... Forse non avrebbe permesso loro di dire nulla. Allora avrebbero dovuto dimettersi. Ma nessuno lo fa. Franz Halder rimane al suo posto fino al 1942. Quindi, in seguito ad alcuni diverbi con Hitler, viene spinto alle dimissioni.
Dopo l'attentato del 20 luglio del 1944, Halder viene arrestato. Muore nel 1972. Alla fine della guerra, Heinrich Husmann è un sergente maggiore. Le terribili cose che ha visto lo aiutano a staccarsi dall'ideologia di Hitler. Oggi è un uomo molto religioso. Johannes Blaskowitz viene assegnato a diverse cariche molto importanti e insignito di prestigiose onorificenze. Nel 1948 si toglie la vita durante il processo di Norimberga. Le ragioni del suicidio non sono note. Walter Heinlein viene ferito 6 volte. Raggiunge il grado di capitano. Dopo la guerra diventa un carpentiere, poi un architetto e un costruttore. Ancora oggi tiene conferenze sulle sue esperienze di guerra. Erich von Manstein viene promosso, ma nel 1944 Hitler lo obbliga alle dimissioni. Si rifiuta di partecipare alla resistenza. Dopo la guerra diventa un consulente per la formazione del nuovo esercito tedesco. Muore nel 1973. Georg Pendel giunge al termine della guerra con la sua Luftwaffe. Alla fine si sente tradito, ma più saggio. Tornata la pace, diventa un poliziotto. Moltissimi soldati della Wehrmacht conservano a lungo il loro entusiasmo per il comandante in capo. Ma la guerra lampo, così come viene rappresentata dalla propaganda nazista, è un mito. Hitler raggiunse il massimo della sua popolarità dopo la campagna in Occidente. Presero a considerarlo una specie di nuovo messia, l'autore del miracolo del 1940. Attribuivano quel successo al genio di Hitler, senza sapere cosa fosse successo dietro le quinte. Nel 1940 Hitler, il suo esercito e molti altri tedeschi sono ebri della vittoria riportata in Occidente. Il prestigio dei nazisti è ai massimi livelli. Hitler non ha più ragione di temere l'opposizione dell'esercito. Le conseguenze di tale superbia saranno evidenti l'anno successivo, a est, con la guerra contro l'Unione Sovietica.